realtà della nostra terra come quella della Siria, dove seppur in questo contesto di grande dramma, di guerra, di tensioni, lì la presenza dei cristiani riesce ad essere un segno di pace, un segno che dice forza di ricostruzione, e quindi il riconoscimento anche a un frate che viene da Aleppo oggi significa che il messaggio divino Puglisi è realmente un messaggio che corrisponde a quel valore più alto che gli uomini dobbiamo custodire, che è quello della pace, di non farci imbarbarire il cuore da nessuno. Attualmente si sposta l'interesse forse volutamente su altro, ma lì c'è ancora gente che soffre, c'è un Medio Oriente che ha bisogno di un'attenzione, ma in termini di assunzione di responsabilità soprattutto da parte di noi occidentali, perché non lo dimentichiamo che molte di queste guerre non nascono lì, ma nascono da una durezza del cuore, di scelte che oggi anche noi occidentali abbiamo fatto e che forse imponiamo anche sulle spalle di tanti altri.